Fratelli d'Italia, nella loro storia, hanno il loro Pantheon. Quel Pantheon, lo chiarisco, non è il mio. Ma in quel Pantheon c'è anche, spicca un personaggio, Giorgio Almirante. Allora mi chiedo a tutti gli elettori, a tutti i parlamentari che ieri hanno votato e difeso Santanchè, Giorgio Almirante avrebbe mai permesso una cosa del genere? E ieri si è scritta una pagina vergognosa per le nostre istituzioni, perché attenzione, si è creato un precedente gravissimo, gravissimo, che le stesse forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia, quando erano all'opposizione, non volevano che si verificasse mai, almeno stando agli attacchi, alle richieste di dimissioni che hanno rivolto per molto meno nei confronti dei ministri precedenti. Ieri noi abbiamo certificato che un ministro in conflitto di interessi taciuto, un ministro che viene in Senato a dichiarare menzogne, un ministro quindi che viola i principi di etica pubblica a dispregio di qualsiasi valutazione di opportunità politica, può rimanere al suo posto per solidarietà, vincolo di partito, vincolo di coalizione. Ieri si è consumato uno sfregio alle istituzioni di governo e purtroppo, dispiace dirlo, anche la firma di coloro, parlo del gruppo di Calenda e del gruppo di Italia Viva e Azione, che nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, hanno sempre detto che Santanchè doveva dimettersi e ieri hanno disertato. Questa è complicità. Io invito in particolare Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, nella loro storia, hanno un loro Pantheon. Quel Pantheon, lo chiarisco, non è il mio. Ma in quel Pantheon c'è anche, spicca un personaggio, Giorgio Almirante. Allora mi chiedo a tutti gli elettori, a tutti i parlamentari che ieri hanno votato e difeso Santanchè, Giorgio Almirante avrebbe mai permesso una cosa del genere? L'apertura sul salario minimo fatta dalla Presidente Meloni viene, diciamo, dopo la richiesta di Carlo Calenda di avere un incontro per presentare questa proposta di salario minimo. Qualora dovesse arrivare una convocazione da parte di Palazzo Chigi, lei andrebbe a questo incontro? Se la Presidente Meloni invita le opposizioni, a partire dal primo firmatario di questa proposta, a Palazzo Chigi, per un confronto, certo noi del Movimento 5 Stelle non ci sottrarremo. Però vorrei chiarire anche a voi, a questo dibattito che mi sembra surreale, che un tavolo di confronto e di dialogo esiste già ed è istituzionale. È da 4 mesi. La Commissione del Lavoro. Su quel tavolo non c'è stato nulla, solo un emendamento soppressivo, adesso in aula una richiesta di rinvio ad libitum, voglio dire, per prendere tempo. Guardate, io lo dico subito, questo rinvio del governo presuppone innanzitutto un atteggiamento chiaramente di prendere tempo e di buttarla in una melina che, ripeto, è uno schiaffo a lavoratrici e a lavoratori sottopagati, e in più il tutto viene costruito per cercare di non perseguire la soglia di un salario minimo legale, come in 21 paesi. Noi non ci saremo.